Un saluto ai telespettatori di Telegarda. Grande partecipazione questa mattina alla cerimonia di commemorazione della Liberazione. Alle 10:30, all'altezza della seconda galleria dell'Aponale, il programma ha visto la scopertura di una targa in memoria di Francesco Franco Gerardi, barbaramente ucciso dalle truppe tedesche proprio in quel luogo. Alle 11:30, sotto i portici del municipio, la deposizione di un mazzo di fiori alla lapide che ricorda i caduti della Resistenza. A scoprire la targa è stato il nipote di Franco Gerardi, Pierluigi, al termine di una cerimonia a cui hanno partecipato l'assessore Alessio Zanoni, il presidente del consiglio comunale Mauro Pederzolli, lo storico Graziano Riccadonna e alcuni ex combattenti della Resistenza, tra cui Renato Ballardini, oltre ad un'ampia rappresentanza delle forze dell'ordine e dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia dell'Alto Garda, con il presidente Gian Antonio Fleger. C'è stato anche un intermezzo musicale con la chitarra e la voce di Andrea Lorusso, prima della scopertura della targa. Le celebrazioni della Liberazione sono andate avanti sotto i portici del municipio. Qui si è tenuto un altro intermezzo musicale che ha accompagnato la deposizione di una composizione floreale alla lapide che ricorda i caduti della Resistenza. Franco Gerardi è l'intellettuale della Resistenza legata al 28 giugno, però faceva parte della formazione della Cesare Battisti sul Bresciano. Qui è un episodio molto importante di legame tra 28 giugno Rivano e 28 giugno Lombardo, perché lui era proprio una trade union insieme con Beppe Porpora, naturalmente, che era invece il tenente legato alla Resistenza bresciana e milanese. Qui la vicenda è molto semplice, cioè viene catturato e quindi costretto a salire sulla camionetta il 28 giugno al mattino presto in casa a Limone. Raggiunta dopo Riva del Garda, la camionetta si ferma, si fa scendere Franco Gerardi e viene incamminato lungo l'Aponale. Alla prima galleria, adesso è la seconda, alla prima galleria. Viene incamminato in un sentiero, dovevano nascondere il corpo e gli sparano alla nuca dopo 20 passi. Nel processo, dopo, i due della Gestapo diranno che è fuggito Gerardi, è fuggito e loro hanno dovuto sparargli. In realtà l'hanno fatto fuori alla nuca in modo brutale e in modo assolutamente assassino. Tenendo presente che Franco Gerardi è non solo un intellettuale, ma era anche assistente di diritto penale all'Università di Milano, una coscienza lucida e molto precisa, e quindi faceva forse un po', diciamo, faceva forse comodo eliminarlo senza processo. Mentre Porpora è processato e condannato alla fucilazione nell'agosto del 1944, mentre lui è ammazzato senza neanche poter dire niente. Quindi questo luogo deve essere un luogo di ricordo e di coscienza della nostra collettività di questo fatto brutale che si è accanito contro una persona assolutamente innocente e piena di ideali, piena di verve e anche piena di buoni propositi per il futuro della sua comunità. L'importanza di questo gesto, quello che abbiamo compiuto oggi tutti insieme, con la soddisfazione di aver visto anche tanta gente, tantissima gente che si riconosce ancora in questi ideali, quindi aver rimesso a dimora una lapide a ricordo di una persona che non aveva grandissimi legami con Riva, se non purtroppo il suo tragico destino, però lo legava a Riva la volontà e la voglia di combattere contro i totalitarismi del tempo. E quindi oggi essere stato con la presenza anche del nipote che ci ha dato anche risalto a questa giornata, che ha scoperto poi la lapide, è stato un momento per ricordare e anche per approfondire i temi che oggi purtroppo sembrano non essere ancora del tutto chiari, no? Vediamo che ritornano delle barriere ai confini, vediamo che qualcuno pensa ancora che possano esserci altre ricette per governare il mondo, senza capire che invece la difesa della libertà ad ogni latitudine è l'unica cosa che potrà garantirci un futuro di pace come è stato in questi 70 anni, per il sacrificio di tutti quelli che in quel tempo hanno dovuto combattere perché noi oggi possiamo vivere in questa stagione di pace e di prosperità. Per garantirla e per proseguire in questa logica, anche noi dovremmo sforzarci sempre più in questo percorso che stiamo vivendo, in questa fase, in questa nostra fase storica, e l'idea che la libertà non va solo attesa e rispettata, ma deve essere coltivata da ognuno di noi. Quindi questo è il senso di questa giornata, proprio
capire che bisogna andare oltre l'unità delle nazioni, ma pensare a un concetto molto più profondo che è l'unità dei popoli. Se riusciamo a unire i popoli, a far sì che ognuno abbia la propria dignità, ci sarà una pace vera, ed è quello che il 25 aprile del 45 ha richiesto a tutti noi. È un sacrificio di opposizione, una lotta contro l'invasore. È un seme di democrazia, il rifiuto dell'idea che non ci sia. È l'estremo sacrificio che sostiene un ideale sul superbo beneficio. È una lotta alla suefazione, un invito per passare all'azione. La resistenza è un atto di coscienza. La resistenza è un concetto sacro di appartenenza.